Vediamo oggi l'introduzione a un nuovo tipo di espressione rispetto a quello che abbiamo visto. I radicali, in realtà questo dovreste averlo già visto nella scuola media. I radicali sono espressioni dove compare il simbolo di radice. Ok? Simbolo di radice che è fatto in questo modo, poi dopo vediamo da dove viene fuori questo, e questo tipo di operazione diventa necessaria quando ho necessità di invertire problemi legati ad esempio al calcolo di potenze. Facciamo un esempio. Supponete di avere un quadrato di lato 2. L'area o superficie del quadrato si calcola come? Lato per lato. Quindi se il lato è 2, di qualsiasi unità sia, l'area vale, in questo caso, 2 alla seconda, cioè 4, 2 per 2. Ok? Non è una novità. Ma supponete di conoscere l'area e di dover determinare il lato. Intuitivamente è semplice. Ok? Tutti sanno che il numero che dà il quadrato 16 è 4. Ma in generale come esprimo questo risultato? Mi serve un'operazione inversa alla potenza, cioè per passare dal lato all'area faccio il quadrato. Come passo dall'area al lato? Il lato lo esprimo come la radice quadrata dell'area. Quadrato perché? Qui quando non c'è niente è come se ci fosse 2. Se la radice appare così significa radice quadrata, cioè il numero che moltiplicato per se stesso mi dà ciò che c'è sotto radice, d'accordo? Quindi in generale possiamo definire che la radice quadrata di un numero A, dopo discuteremo un attimo più A, è uguale a un numero B se e solo se B alla seconda mi dà A. Questa è la definizione di radice quadrata di un numero. Ok? Dobbiamo vedere un attimo un po' più in dettaglio. Qualunque, finora abbiamo lavorato con i numeri razionali, cioè numeri che sono esprimibili come ratio, rapporto di interi. Dite in poche parole, in soldoni, le frazioni. Se ho un numero, qualunque numero sia, il quadrato che segno ha? Positivo, ok? La radice